con Matteo Pavesi per presentare il documentario Geographies of Solitude di Jacqueline Mills, in esclusiva alla Cineteca Milano Arlecchino da sabato 28 settembre 2024. Ben trovato. Grazie di questo invito su questo, direi, UFO nell'offerta dei documentari internazionali, perché si tratta di un documentario che ha diverse corde, a partire dalla sua protagonista, Zoe Lucas, che è una ricercatrice che vive da 40 anni su un'isola di fronte al Canada. Un'isola abitata esclusivamente da cavalli selvaggi che studia e da insetti che studia, ed è un punto di osservazione molto molto interessante sul mondo attuale. Però non è un lavoro, quella della Mills, sull'esperienza di questa studiosa, folle, amabile, ma è un documentario su il mistero della vita e sulla bellezza anche delle creature più piccole, e la Mills è capace di raccontare con la sua macchina i dettagli, le espressioni più sottili e di portarci verso un luogo che non è solo la visione, ma anche la riflessione sulle cose. Il film poi è una sorta di tela in cui la regista sperimenta cinema, ma sperimenta anche soluzioni grafiche, artistiche, che combinano nel racconto dell'esperienza di Zoe Lucas e della sua esperienza sul campo in questa isoletta. Però i contenuti sono diversi e devo dire che mi capita raramente, però ci sono dei materiali che a volte sono loro che cercano noi e ci incontrano, e in questo caso è proprio capitato così. Questo film è un film che ho incontrato in modo del tutto casuale, mi è stato mostrato da un amico ed è come se fosse un invito a presentarlo dovunque io potessi. È stato come quasi un innamoramento di questo materiale che ritengo magico, ha qualcosa di assolutamente magico. Io non so quanto al pubblico piacerà questo documentario, però sicuramente è un'esperienza nuova, assolutamente sì. Cos'altro sappiamo di Jacqueline Mills? Sappiamo poco, nel senso che oltre a essere una regista molto giovane, ha realizzato prima di questo lavoro, che è il suo importante, un mediometraggio molto personale. Lei utilizza la pellicola, non usa video, per cui si costringe quando gira a pensare molte volte prima di dare il ciak. E per cui lavora con grande riflessione rispetto alle immagini, rispetto ai contenuti. Sono scelte tutte molto azzeccate perché tutte molto pensate. Non c'è quel monte ore sterminato su cui poi normalmente si fanno i tagli di montaggio, ma presumo, da com'è il film, che ci sia una costruzione molto attenta, molto studiata, di una grande osservatrice del mondo. Ci sono delle immagini di questi cavalli selvaggi, le riprese di questi cavalli su quest'isola nelle nebbie della mattina hanno qualcosa davvero di aurorale, come la nascita del mondo o, ahimè, forse la fine del mondo. Ecco, il film ha avuto un riconoscimento molto importante al Festival di Berlino, nella sezione Forum, che è una sezione dove si trovano film, documentari, quelli un po' più avventurosi, sperimentali, dove si trova la novità, dove si trova il cinema che probabilmente vedremo in futuro. Ebbene, questo film della Mills è stato il vincitore di quella sezione. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Su Cineteca Milano, www.cineteca Milano, sul sito di Cineteca trovate la programmazione che si avvierà il 28 settembre, quindi sabato alle 21, e poi il film avrà altri passaggi a seconda un po' anche delle risposte e di settimana in settimana verrà collocato, riprogrammato nel palinsesto dell'Arlecchino. Il documentario Geographies of Solitude di Jacqueline Mills, in esclusiva alla Cineteca Milano Arlecchino, da sabato 28 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento a Matteo Pavesi. A presto! Grazie, a presto a tutti.